Continua l'impegno degli uomini dell'arma nel contrasto al fenomeno del caporalato e allo sfruttamento nel settore agricoltura. A conclusione di un'articolata attività investigativa avviata con l'inizio della campagna vitivinicola e coordinata dalla Procura di Ancona, nella mattinata di ieri militari del Comando Stazione Carabinieri di Arcevia, unitamente a personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Ancona e Pesaro Urbino, hanno arrestato un 27enne imprenditore pakistano, esercente attività di agricoltura per conto di terzi, residente ad Arcevia, resosi responsabile del delitto di intermediazione e sfruttamento di manodopera introdotto dalla recente legislazione sul lavoro con la modifica dell'articolo 603 bis. L'attività di indagine svolta congiuntamente dai citati reparti dell'Arma, che è interessato il periodo settembre-ottobre e coinvolto l'entroterra delle province di Ancona e Pesaro Urbino, ha ricostruito un preciso quadro probatorio che dimostra il reclutamento e la fornitura di manodopera a basso costo da impiegare nelle aziende agricole del territorio. L'imprenditore arrestato ha reiterato lo sfruttamento dei lavoratori, approfittando del loro stato di bisogno, in quanto cittadini immigrati, richiedenti protezioni internazionali, reclutati fra persone in cerca di lavoro e in condizioni di indigenza, vulnerabilità ed estremo bisogno di lavorare e guadagnare per la sopravvivenza propria di rispettivi familiari rimasti nel paese di origine. Poi, come evidenziato nel corso delle indagini durante diverse settimane, condotte anche con l'ausilio di strumentazioni tecniche e riprese video, nei campi sottoponeva questi ultimi in condizioni di sfruttamento, obbligandoli a lavorare almeno 10 ore al giorno, con paghe inferiori e palesemente umilianti e fortemente sproporzionate, violando reiteratamente la normativa in materia di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro e sottoponendo i lavoratori a condizioni e situazioni alloggiative degradanti. L'arresto, raccolti tali confutabili elementi, è scattato al termine di un accesso ispettivo eseguito in un vigneto nelle campagne della frazione Isola di Fano, del comune di Fossombrone, ove i carabinieri hanno sorpreso 9 lavoratori extracomunitari intenti nella vendemmia, reclutati dal Pakistano. Tutti e 9 versavano in condizioni di sfruttamento, di essi 2 erano completamente non in regola. Notificate dal personale del comparto di specialità dell'Arma, sanzioni amministrative connesse con impiego dei lavoratori senza la preventiva comunicazione di assunzione, violazioni normativa di sicurezza adottato stante l'impiego di manodopera non in regola nella misura superiore al 20% del personale occupato, il provvedimento di sospensione delle attività imprenditoriale. Si documentava altresì che i lavori regolari venivano in condizioni alloggiative degradanti, dormendo su materassi adagiati al pavimento in un appartamento fornito dall'imprenditore e mangiando un pasto caldo al giorno, servizi per i quali sempre l'avido imprenditore provvedeva poi a decurtare dalla paga mensile circa 200 euro. L'arresto è stato convalidato ed il giudice ha disposto nei confronti del pakistano la custodia cautelare in carcere, pertanto è stato trasferito presso la casa circondariale di Monte Acuto.